Ehi, il cane è morto. Nonno, non è morto. Pa, non dovresti dire che il cane è morto quando non lo è. Non è giusto giocare con i sentimenti degli altri in questo modo. È morto. Vado a prendere la pala. Beh, non è morto, ma sta veramente male, caspiterina. Ah, certo, il vecchio dai numeri. Se nonno dice che è morto, deve essere vivo. È vivo, sta scodinzolando. Quello non significa niente. I cani scodinzolano per ore dopo che sono morti. Sono stufo di questa conversazione. Parliamo d'altro. Io me ne vado a casa. Non posso fare a meno di notare che stiamo lasciando l'ospedale. Quando è che il cane verrà operato? Più in là, ma prima voglio parlarti del posto più incantevole del mondo. Il paradiso dei cagnolini. Nel paradiso dei cagnolini esistono montagne di ossa e non puoi girarti senza annusare il di dietro di un altro cane. E tutti i cani migliori sono lì, rintintine, e circa 8 lessi, sai? C'è anche un inferno dei cagnolini. Beh, certamente non ci può essere paradiso senza inferno. E di chi c'è? Oh, il cane di Hitler. E quel cane che aveva Nixon, come si chiama? Cesso? Checkers. Sì, già, e anche uno di quei lessi si trova lì. Quello cattivo, quello che si è ingoiato.